iniziamo proprio da quello. Lei è stato molto critico verso i genitori di oggi, professore. Lo spunto qual è? Qual è la sua analisi sui genitori di oggi e sul comportamento dei giovanissimi? Ma guardi, la scenetta dei genitori, credo ovunque in Italia, non credo che sia legata ad un posto in particolare, che sono andati a accompagnare i loro ragazzi, le loro ragazze all'esame di maturità, che sono stati lì, che hanno portato i fiori come se avessero vinto le Olimpiadi. Beh, questa è l'immagine della debacle, e sarebbe evidente a chiunque che così si indeboliscono i ragazzi e le ragazze. Innanzitutto perché l'esame di maturità è un esame di maturità, appunto, l'hanno fatto tutti, senza la claque, senza la nonna dietro che tifa, senza il bouquet di rose come Pavarotti. Non essere capaci di vedere questa parte ridicola, assolutamente, totalmente ridicola, vuol dire non aver capito niente. Ma è evidente che se tutti questi ragazzi già a 18 non hanno avuto un no, non hanno avuto, gli hai tolto i voti, perché poi tutto questo avviene è quasi fantascientifico, avviene un esame di maturità per cui sono promossi il 99,9% dei ragazzi e delle ragazze. Per cui dov'è il patema d'animo? Dov'è la cosa che dobbiamo assolutamente salvare il soldato Ryan, che poverino morirà, no, sulla trincea della domanda su Nino Bixio? Ma dico, ma c'è qualcuno che si mette a ridere o siamo davvero così? Se siamo davvero così, poi ti spieghi come mai non abbiamo più aziende, ma le vendiamo agli altri. Te lo spieghi, perché questa è una generazione che non riuscirà a fare nulla se non ereditare qualcosa dai nonni. Sì, va aggiunto anche tutto questo dispensare bontà e affettuosità. Non si traduce poi in una società migliore, più affettuosa, mi pare, no, professore? Mi sembra che le tensioni, le aggressioni e le Beh, non mi aggressività esistano e pare, come, no, voglio dire. non mi pare. Ma guardi, sono state criticate frasi, forse, naturalmente tutte le opinioni sono opinabili. Quando qualcuno disse, un ministro, parlò di bamboccioni, se poi uno si ricorda Italia, Svizzera, eccoli là i bamboccioni. Quindi Sì. forse non era così sbagliato dirlo 20 anni fa. I risultati sono questi. Cioè, persone abituate alle gran macchine, a tatuarsi anche le unghie, e poi non essere capace di fare un tiro in porta, di non soffrire. Ma dov'è la passione, l'orgoglio, la fatica? Boh, ce ne siamo. Questa è una metafora, il calcio è sempre una metafora. Ma guardi, me lo disse un vecchio grande calciatore che era Galli, che è stato un Sì, portiere Giovanni Gallo, memorabile, certo. Giovanni Galli, me lo disse tanti anni fa. Mi disse: voi sapete come sono i giovani? Beh, quando ero giovane io mi portavo il borsone e me lo caricavo sulle spalle, adesso i giovani giocatori lo fanno portare al massaggiatore. Ecco, questa è la famiglia. Sì, questa, mamma mia. E il telefono cellulare, lo smartphone, che effettivamente lei ha parlato di zombie che non sanno neppure dove siano, no? Beh, in effetti è vero, si rischia non solo con chi guarda il telefono in macchina alla guida, più pericoloso naturalmente, lo facciamo praticamente ormai quasi tutti, ma anche chi si muove in strada, chi attraversa guardando né a destra né a sinistra, ma sul telefono. Adesso, al di là dell'abitudine, è una cosa grave, veramente urgente intervenire in qualche modo, perché non riusciamo più a farne a meno. L'altro giorno ero in giro per le strade della mia città, professore, e ho guardato, per fortuna sono riuscito pure io a distrarmi dal telefono e a guardare un po' attorno a me. Non c'era una sola persona
che non avesse il telefono in mano. Ce l'abbiamo tutti, sì, cioè poi, è fondamentale. E se lei va, sì, se lei va alla stazione a Termini, dove ci sono migliaia di persone, non solo vede questo, ma vede anche un'altra cosa fantastica, che non c'è più nessuno che si abbraccia. Sì, sì. Allora, che qualcuno non sia preoccupato di questo, sì, mi chiedo quanti neuroni gli siano rimasti nella testa. Perché se uno non è preoccupato del fatto che non ci abbracciamo più, che non telefoniamo più, perché quello che lei vede è uno zoo fatto da persone che non stanno comunicando, nessuno parla più al telefono, ma si mandano vocali, cioè nessuno fa la domandina complicata, ciao Giovanna come stai? Siccome quella richiede una risposta emotiva, bene, abbastanza bene, male, malissimo, comunque emotiva. Siccome vogliamo evitare le emozioni, gli mandiamo un emotico. E così abbiamo risolto, no? Questo mondo, beh, come fa a produrre il nuovo? Come fa a produrre l'innovazione? Beh, e come si fa a crescere se non hai sbagliato? È stato nominato Jannik Sinner, sì. Jannik Sinner sa perdere e quindi sa vincere. Se non avesse perso a Wimbledon, una famosa semifinale, oggi non avrebbe ieri sera trionfato dopo 3 ore e mezza di fatica mostruosa contro un altro campionissimo italiano, giusto? Sì, sì, è andata così. Come si fa a non mettere uno più uno più uno? Jannik Sinner è andato via 14 anni da casa, è andato a studiare tennis, ovvero a stare 8 ore al giorno su un campo e il resto li passa in palestra. Così si diventa numero uno. A meno che uno non dica, ma a me, mio figlio, mi basta che stia sul divano a guardarsi qualche serie televisiva. Se uno è contento di questo, io che ci posso fare? Io non cerco il consenso, non sono un politico, certo. Quindi non me ne frega niente. Caro professor Crepè, scrive Giovanni, ho l'impressione che bambini e cani siano accomunati dalla diseducazione da parte dei loro genitori, dei proprietari. Possono urlare, abbaiare, disturbare, fare quello che vogliono i loro genitori o padroni costantemente al telefono senza intervenire mai. Guardi, questa è un'osservazione etologica, mettiamola così, sì, molto pertinente. Osservate, i cani che abbaiano di più sono quelli piccoli che i padroni e le padrone si tengono in braccio. Sì, vero. Allora un cane, poveretto, povera vittima degli umani del 2024, rimane in una posizione che è l'abbraccio, che non è per la, quindi ha paura, trasmette paura e quindi abbaia. Nessun cane abbaia così tanto quanto quelli infiocchettati d'inverno con la copertina di cashmere che sono nelle braccia di, non so, di mononeuronici di varia etnia. Ancora una domanda, professore, però questa volta la facciamo, qua l'atteggiamento verso il potere dipende dal modo di educare dei genitori, ma hanno una grande responsabilità i genitori, perché questo noi ne parliamo, il professore l'ha detto, quindi non è che non c'è bisogno che io faccia a lui di nuovo questa domanda, i ragazzi sono lo stesso i genitori, è tutto veramente un disordine molto complicato poi da rimettere a posto, professore, no? Ormai siamo veramente tutti impelagati in questa brutta faccenda, cioè di dedicare tutte le nostre attenzioni ad un mezzo che poi non ce ne dà di emozioni, non ci dà nulla, il telefono non ci sono urgenze, rischiamo tutto, rischiamo la vita alla guida dell'automobile, rischiamo di perdere degli affetti reali a favore di cose virtuali. È effettivamente complicato venirne fuori. Lei nel suo libro Mordere il cielo
dove sono finite le nostre emozioni. E lei parla proprio di questo, insomma, anche della crescita dei giovani e del fatto che padri e madri siano peggio dei figli. Beh, sono, fanno la gara chi è più immaturo, e quindi è una gara che ovviamente fa perdere tutti, perché se un padre di 45 anni deve fare la concorrenza al figlio di 17, vestendosi come un adolescente piuttosto che facendo altre cose da perenne adolescente, quindi irresponsabile, non capisco chi è che poi comanda in questa nostra comunità. Chi sono i capitani? Chi è la guida? Certo, certo, la guida diventerà, e in parte lo è, perché sono, guarda caso, un'altra delle figure quasi scomparse è lo statista, cioè il grande statista che era l'elemento politico trainante degli anni 60, 70, 80, poi ognuno ha le sue idee, ha le sue opinioni, ma in ogni caso erano persone di enorme livello, di formazione, cioè non pensavano che Nino Bixio fosse il centravanti dell'Atalanta. E ecco, se lei legge quello che è venuto fuori dagli esami di maturità di quest'anno, sono stati pubblicati ieri delle cose che fanno venire i brividi, cioè non sanno niente. E allora, scusate, chi mi ascolta davvero vuole andare nelle mani di un chirurgo che ha fatto la medicina online? C'è davvero uno che mi, o una che mi dice sì, io mi presto a fare la cavia? Io no, io ho fatto medicina come si faceva, in 6 anni, studiando come un pazzo e divertendomi anche come un pazzo. Se adesso non è più così, arrangiatevi.